Eccomi qua, con il mio bel ciuffetto un po' la cita. Vabbè, questi sono i capelli. Recensione finale di Aloe Dermal Natural Touch, una collaborazione con Esi, e sono crema detergente delicata. Qui ne ho solo una dei tre campioncini utilizzati. Allora, premessa, questo prodotto si utilizza per viso, collo e corpo. Io l'ho utilizzato per il viso e il corpo, e sia il collo, ma più di tutti forse il collo. L'inci è qua dietro, non si vede bene, però non c'è niente di così terribile a livello di cells, parabeni, non ci sono questi, neanche siliconi, e quindi potrebbe essere un buon prodotto. Solo che io ho notato che c'è una piccola quantità di alcol. Se guardate lì, si chiama Ceratil Alcol. E il ceratil alcol, almeno dal punto di vista del viso, ha avuto una reazione terribile, cioè le gote sono diventate fucsia, poi leggermente rosa, ma sono rimaste fucsia. Allora, dal punto di vista viso, se avete la pelle molto sensibile, evitatelo. Invece, dal punto di vista collo e braccia, non ho niente da dire. Secondo me è un buon prodotto da utilizzare soprattutto quando uno è in viaggio, nel senso sono in treno, sono in aereo, non riesco a lavarmi, ho un viaggio molto lungo, non riesco. Per questo sì, per tutti i giorni preferisco la detersione classica col sapone, forse è un modo mio di viverla diversamente da altri, ma oddio, un prurito alla guerra. E quindi io poi non c'è scritto, almeno in questo flacone non c'è scritto niente, ma neanche quello, l'opuscolino che mi hanno mandato, come si utilizza il prodotto, perché io allora ho fatto varie tecniche. La prima volta l'ho applicato e poi mi sono risciacquata il viso o comunque il collo e sia le braccia con l'acqua. Però ho detto, ma forse non va via. Proviamo con i dischetti di cotone, e ho notato che con i dischetti, quelli classici per struccarsi, va via, veramente si vede un po' di sporcizia, quella che si forma ovviamente ogni giorno. Però lo trovo magari un po' scomodo, ecco, usare tutti questi dischetti che poi vanno buttati, quindi si accumulano. Forse l'altro metodo era il più reale, però diciamo che lo promuovo come prodotto per il corpo, ma è bocciato dal punto di vista delle mie reazioni e del mio viso come prodotto viso. Quindi, e altra cosa, ho un ricordo che mi ricorda un medicinale che prendeva mia zia, che dovrebbe essere il Sanax. Quindi, cioè, un prodotto sì, ok, erboristico, ma cosa può, un odore così, sa di medicinale, a me non piace l'odore, ecco, quindi è un po' una no nota negativa, non so io. La borragine non ha nessun odore perché ho il fiore, e comunque se si prende qui la radice, non lo so se ha un odore di cetriolo come hanno le foglie, e l'odore di mandorle dolci è noto ed è buono. L'aloe vera ha un buon odore. Ah no, sì, ho sbagliato. Cos'è che era? La brassica era la radice.
borragine, ci sono l'olio essenziale e sinceramente non so com'è l'odore, quindi mi dovrei informare, non so se si fanno riferimenti ad altri odori di altri prodotti, non so, l'odore non mi piace però. E la confezione, almeno del campioncino, sì, è facile da utilizzare, però ci vorrebbe tipo un beccuccio, qualcosa, in modo che io quando apro prodotto non apro così e esce mezzo mondo e va a finire che persone un po' tonturelle come me. Esce il prodotto se lo schizza nella camicia da notte o nel pigiama, insomma. E dovete pensare anche a chi è un po' impreparato. E questa è la recensione e inizio adesso a usare altri prodotti, quindi inizierà più avanti una presentazione degli altri prodotti. Alla prossima!